Quando è cominciata l'idea di scrivere questo libro, L'ultimo. Luce e degli astri spenti? Oh, da tanto tempo. L'idea ha cominciato con l'exposé, così si dice, la conferenza che ho fatto alla scuola della causa freudiana in 82, e dopo l'ho fatta tante, 2 o 3 volte questa conferenza, ma negli anni 90. E ho avuto l'idea di fare un libro con questo e ho proposto il progetto al mio editore abituale, Grasset, che è stato interessato dal progetto, ma io non riuscivo a farlo. E dunque, dopo 10-15 anni, sono stato obbligato di annullare il contratto che avevo. E dunque, 3 anni prima, adesso, 90, come siamo? Adesso siamo in 2011, era in 2008, penso proprio nell'estate, ero in Tunisia e lì, non so perché, subito ho capito che il mio progetto di un libro che sarebbe un libro totale sulla questione era impossibile. E dunque, qualcosa così è emersa da me, in me, di fare quello che posso, di fare. E a questo momento ho cominciato a scrivere come un matto durante delle ore qui in questa villa vicino al mare di Tunisi. Ho fatto quasi la metà del libro, un primo bozzo, si dice? Sì, un abbozzo, un progetto, sì, un E mi sono detto progetto. quando tornerò in Parigi finirò presto. E finalmente non ho potuto. E ho aspettato, l'anno dopo ho avuto il progetto di abitare in Tunisia per quasi permanente, era prima della rivoluzione tunisina, e là durante 2 mesi ho potuto finire quello che ho cominciato prima con qualche pagina scritta a Parigi. Dunque c'è questo Tunis, Parigi e ritorno a Tunis. E qui così ho mandato il mio libro 24 dicembre con l'internet al mio editore. E ho aspettato qualche mese fino a che l'editore ha accettato il progetto. Ecco così. Possiamo dire qual è la tesi centrale del libro? La tesi centrale del libro è il progetto di. Guarda, e anche questo è il mio progetto dall'inizio, di una specie di riforma della psicoanalisi. Perché l'incontro di queste signore dalle quali ho raccontato la storia mi ha mostrato che le strutture subiettive attuali sono diverse da quale Freud aveva fatto la descrizione, che abbiamo bisogno di altri concetti, di un'altra clinica, insomma. E questa signora che ho chiamato Sonia, anche se non si chiama Sonia, mi ha mostrato l'esistenza di strutture nuove della memoria e del rapporto all'immagine corporale e delle cose, anche altri pazienti mi hanno mostrato altre cose. E dunque ho voluto fare quello che posso per dare un esquisse, così. Sì, un Nebush, bozzo, come si dice in italiano? abbozzo, Una bozza di una nuova clinica appoggiata sulla clinica classica di Freud e di Lacan. Non è una cosa, come si dice, ex nihilo. È una lettura nuova di certi concetti fondamentali della psicoanalisi alla luce di quello che è successo nella storia moderna in Europa. Io penso la tesi di Lacan è quella, dice che l'inconscio è la conseguenza del discorso che noi che subissons, che noi subiamo, sì. che lo subiamo. Dunque se il discorso è cambiato, le strutture dell'inconscio devono essere cambiate anche. E questo non mi sembra che una buona parte dei psicoanalisti hanno capito, allora hanno delle ripetizioni senza fine, delle cose vecchie. Non tutti, ma il corrente dominante, dirò, funziona così.
E quindi è partito dalla constatazione che i campi di sterminio non hanno proprio, a partire da questi casi, non hanno finito di influenzare il presente. Io allargare la parola campo che uso con una maiuscola, e in fine dei conti non è solo il campo, diciamo, è la produzione la più che caratterizza la caratteristica di un discorso nuovo che si chiama il discorso totalitarismo. E Totalitario. dunque, quando parlo di campo, parlo del discorso del totalitarismo, come Hannah Arendt l'ha descritto. E dico che questo discorso del totalitarismo continua a vivere, e noi siamo uomini moderni, attuali, viviamo con questo discorso più o meno sotterraneo, ma che esiste su modo diverso. Nel mio libro ho dato qualche esempio della presenza di questo. Il mondo attuale vive questo dramma incredibile del totalitarismo, ha fatto un'impressione così profonda, così ineffaçable, come si può dire, Incancellabile. incancellabile, e noi siamo, portiamo le cicatrici, Le cicatrici, sì. le cicatrici di questo periodo, che si ricomincia, guarda, quando si vede quello che è successo in Cambogia, in Russia e su altri modi in Jugoslavia o in Ruanda, la morte di massa, la morte industriale è diventata una cosa, non dirò quotidiana, ma come si dice, Il il fantasma. fantasma di questo tipo di massacro è sempre presente nella nostra mente. Noi viviamo in questa angoscia sotto, così un poco sotterranea, che questa cosa può tornare un'altra volta, su un modo o un altro. C'è anche quello che è successo in Asia, i giapponesi hanno fatto in Cina delle cose orribili, c'è la bomba dell'atomica. Noi viviamo su questo modo del massacro di massa adesso. C'è un aspetto di questa questione che tocca anche la pratica delle istituzioni psicanalitiche. Può accennarne qualcosa? Le istituzioni analitiche vivono sul modo come tutte queste cose non hanno esistito, come sono degli accidenti che possiamo mettere tra parentesi, e continuano a fare le stesse cose, vanno delle stesse cose. I congressi dei miei amici sono sempre isteria, neurosa, transfer, pulsione, eccetera. Ma tutto questo è vero, ma si deve tradurre nella storia attuale. Tutto questo si deve, come Freud ha fatto dopo la prima guerra mondiale, che ha sentito il bisogno di ricostruire la sua teoria sul modo della seconda topica Topica, e il concetto della pulsione di morte, e Freud l'ha fatto dopo la prima guerra mondiale, che era una cosa orribile, ma delle cose orribili così ne abbiamo conosciuto da questo momento ancora dei peggi, dei più terribili. E noi dobbiamo tenere conto, ci sono certe analisi. Analisti che hanno pensato lo stesso, la stessa. Ci sono scienziati che hanno abbandonato la psicoanalisi. Io nel mio libro parlo di uno che ha fatto una nuova teoria che si chiama la logoterapia. la logoterapia. Frankl, per esempio, si è arrabbiato, ha fatto una baruffa con Freud. Anche Lacan, cioè, ha voluto che ne parliamo diverso di queste questioni, e lui ha detto che il campo di concentramento è reale, è un concetto lacaniano, non è reale come noi lo pensiamo. Reale è quello che non possiamo immaginare, non possiamo dire, si chiama reale, ecco? Che il reale del nostro tempo è il campo di concentramento.
che noi dobbiamo concentrare un po' la nostra mente, la nostra, che dobbiamo concentrarsi su questo punto. Possiamo accennare a questa questione. Com'è allora che gli psicanalisti, perché poi la psicanalisi in quanto tale non esiste, perché gli psicanalisti, in particolare gli psicanalisti francesi, che hanno avuto diciamo, questo stimolo da Lacan, non si confrontano con la questione di Campi? Il non confronto è quasi generale, ma perché costoro che dovrebbero essere proprio quelli che danno una lezione? Perché i contributi sono così rari? Infatti non ne abbiamo trovati molti. Se cerchiamo una bibliografia dietro il suo libro, la troviamo in letteratura, ma non in psicanalisi. È una cosa stranissima. Ci sono tante cose stranissime che intorno a questo soggetto. Per esempio, un uomo come Serge Le Bovici, il padre suo è morto nei campi, non ha voluto che si parla dei campi, per esempio, la storia che ho raccontato in Sud America. E quando Lacan scrive questa parola, il reale del nostro tempo, il reale del campo di concentramento, una volta l'ho citato accanto a uno dei suoi, come si chiama, alunni, allievi più conosciuti, che si chiama, io gli dico il suo nome, si chiama Charles Melman, mi ha detto, ma di dove hai preso questa frase? Gli ho detto, nella proposta di ottobre 67 che organizza la scuola freudiana lacaniana, la scuola freudiana di Parigi, e lui era studente. Dunque, questo uomo, questo psicoanalista eminente, non, sicuro che aveva letto questo testo, ma non ne ha fatto niente, come non esiste. Abbiamo un concetto su questo, si chiama la scotomizzazione. E oggi, per esempio, ho ricevuto un messaggio, oggi, proprio oggi, siamo il 30 gennaio, e ho ricevuto un mail di un amico. Un amico mi racconta che è andato a Auschwitz con un amico e gli ha detto la cosa seguente. Gli ha detto, quando io ero nel campo di Auschwitz, ogni giorno c'era un bisogno di fare finta di essere in buona salute. Perché se non sono in buona salute, vado nella camera da gas. Dunque, ogni giorno era una finta. Ogni giorno noi raccontiamo una bugia per vivere. Questa accumulazione di bugie, tra di me, hanno creato una struttura speciale che io ho descritto come la memoria feuilletée, non so come si può dire in italiano, una memoria... Memoria a mille piani, memoria in sfoglia. In sfoglia piuttosto che un multistrato. Romanzo, un famoso romanzo come quello di La scelta di Sofia, è proprio un'illustrazione di questo tipo di memoria. Lo troviamo da tanti scrittori, ho citato spesso il caso di Georges Perec, il suo libro W, così fatto così di parecchi strati. Freud aveva descritto una struttura così nella sua famosa lettera 52 e dice che la vita è costituita da una traduzione di un piano su un altro piano. C'è uno schema così fatto di questi fogli su. Ma prima, quando uno andava ad un livello a un altro, faceva una traduzione e dunque le cose sono elaborate. Sembra che nei campi non ci sono stati traduzioni mentali. Le cose rimangono come erano uno sull'altra, come io sono un agronomo, questa struttura la tiro della mia esperienza agronomica. Cioè, abbiamo i suoli che si chiamano feuilletés e che sono una brutta situazione dal punto di vista della qualità del suolo.
Possiamo tornare alla questione che pone alla vita quella dei campi di sterminio e che ha nominato adesso come quella del totalitarismo. Cioè, se questa è la struttura della maggior parte delle istituzioni, delle società, dei gruppi, rimane da leggere l'essenziale ancora per ciascuno di noi, perché sarebbe la credenza in questa struttura piramidale, no? Faceva l'esempio nel libro della versione di uno solo, dei sudditi che accettano questa versione, insomma, della gerarchia di potere. C'è moltissimo da elaborare rispetto a questo, sì. Perché, come dire, se la struttura è questa, il pericolo che non avvertiva per l'Occidente Primo Levi, ma che lo avvertiva, diceva, si può ripetere. Se è la stessa struttura di governo delle cose oggi, il problema è immenso. Sì, il problema è immenso, certamente. Io non sono tanto interessato dalle associazioni analitiche. Oggi mi sono staccato. Dunque, io anche non parlo nel mio libro dei campi. Quello è il soggetto del libro, è di parlare delle conseguenze a lunga distanza su di noi. Allora, la struttura totalitarista, io l'ho scoperta praticamente nelle istituzioni analitiche, ma soprattutto dopo, leggendo il libro di Hannah Arendt, che è un bellissimo libro, anche se un po' sbagliato su certi punti, che si chiama Il sistema totalitario. E il sistema totalitario preciso non è piramidale. Il sistema totalitarista si può caratterizzare in una parola e che non è piramidale. In piramidale si sa qual è il capo, ma nelle strutture totalitariste il potere non è mai dove la gente pensa che si trova. Per esempio, il presidente non ha potere. Dove il potere non sappiamo, il potere cambia di posto, non voglio fare delle paragone un po' esagerate, ma la gente pensa che il Presidente della Repubblica, per esempio il Presidente del Consiglio, ha il potere, va bene, ma si vede che o il Presidente degli Stati Uniti ha il potere, ma si vede nei fatti che non ha il potere, ha un certo potere, ma il potere è distribuito, non si sa che... Non si sa chi ha il potere, e lo sappiamo, è una struttura molto originale. E durante il fascismo c'era il duce o il Führer, ma il potere non si sa. Le istituzioni erano costruite così che la responsabilità scappa. Se tu prendi per esempio Eichmann, dice io non sono responsabile, prendi Göring, non è responsabile, Hitler non è, ma allora chi è responsabile? È una cosa di diventare matto. Dunque la struttura, si deve leggere questo bel libro di Hannah Arendt sul sistema totalitario, si vede come il potere che prima era come centralizzato nella chiesa o nell'esercito, come Freud ha descritto nelle strutture del potere, adesso abbiamo delle nuove strutture che sono comunque fluide, insaisissable. Quando tu pensi questo il potere, puoi distruggere questo potere, ma il potere continua. Non si sa chi è il capo del chef d'orchestra di questa roba. È una cosa strana sulla quale non ci siamo concentrati, preciso. Ecco il problema, sì, questa è l'opera di Hannah Arendt, per un psicoanalista mi sembra importantissima. Grazie.